Buongiorno, sono l'ingegnere Luciano Di Donato, sono un dirigente tecnologo dell'INAIL. Oggi in questa occasione vi facciamo vedere due prodotti delle attività di ricerca dell'istituto che sono praticamente un dimostratore di una condizione di pericolo molto grave e non facilmente identificabile che ha portato a un infortunio mortale. È per questo motivo che insieme con le università di Torino, di Cassino e di Bologna abbiamo pensato di realizzare questo prodotto che simula la condizione realmente avvenuta nel caso dell'infortunio. Ma cosa è successo? È successo che l'operatore in fase di manutenzione ha fatto quello che doveva fare dal punto di vista della sicurezza, ovvero aveva disalimentato la macchina, perché uno dei primi aspetti delle condizioni di rischio peggiori è quando c'è una condizione di ripartenza della macchina non prevista. Quindi, e questo avviene essenzialmente nella fase di manutenzione. Erano state fatte tutte le attività di deenergizzazione della macchina, per cui l'operatore si è avvicinato perché cosa era successo? La parte superiore del nastro aveva perso del prodotto perché si era danneggiata. Questo prodotto si era appoggiato sulla parte inferiore del nastro perché c'era un'andata e il ritorno. Cosa succede? L'operatore va là, il materiale cade nella parte inferiore del nastro, è tutto fermo. L'operatore comincia a rimuovere le parti del materiale per effetto di energia elastica che avete visto prima nella parte della produzione della macchina, c'è stato un effetto molla elastico per cui l'operatore è stato scalciato, è stato spostato direttamente all'interno dei rulli ed è avvenuto questo incidente mortale. Quindi cosa si è pensato? Questo dimostratore ha una funzione di formazione e formazione e addestramento per il personale che in questo caso ha a che fare con condizioni critiche di questo tipo. Capirete che parlare di energia elastica, energia elettrica, meccanica, idraulica, pneumatica ci sono più vicine come termini e come problematiche. Energia elastica diventa più difficile fare un'analisi di questo tipo. E stiamo poi andando a brevetto, l'INAIL sta andando a brevetto con un progetto che noi stiamo realizzando per cercare di per determinare questa eventualmente energia elastica incamerata e segnalare prima che eventuali attività possono essere svolte. Questo è per questo tipo di attività. Quindi siamo nel pieno delle attività definite dall'INAIL che sono appunto la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell'ambito dell'altra attività entriamo in una logica ancora più forte da questo punto di vista, legata a un discorso di 4.0, ovvero anche ovviamente questo aveva degli aspetti legati alla 4.0, ma questo è un esercizio importante perché va a toccare due aspetti. Il primo l'abbiamo già detto, l'INAIL si occupa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il secondo è che la 4.0 è normalmente associato un po' ad appannaggio delle grandi imprese. Poco si parla delle piccole e micro imprese. Quindi questo esercizio di 4.0 fatto su questo trapano a colonna vuole significare proprio questo, cioè che da un punto di vista anche economico è possibile realizzare un'ESIS, cioè una evoluzione, poi anche di questi prodotti per una situazione di questo tipo e quindi anche per le piccole e medie imprese. Che succede? Perché questo ha una valenza, a mio avviso, importante? Perché questo trapano, come voi vedete, è un trapano un po' vetusto, quindi prima dell'entrata in vigore della direttiva macchina. Quindi in primis attraverso dei software che l'INAIL ha predisposto per la sicurezza del macchinario abbiamo fatto prima un adeguamento della sicurezza di questo dispositivo e in secondo luogo abbiamo fatto questa evoluzione, innalzamento nell'ottica del 4.0 facendo cosa? Facendo intanto un sistema digital twin, nel senso che voi cosa vedete? Vedete qui la parte fisica del trapano, qui una parte, il suo gemello digitale che di fatto riproduce tutte le azioni che noi riproduciamo sul trapano. Che valenza ha per quanto riguarda un digital twin per questioni di un'azienda? Questo è un esercizio, ma per aziende più, per macchine più importanti, io posso attraverso il digital twin andare a verificare quali sono per esempio gli aspetti della produzione. In questo caso io potrei sostituire una punta, invece che quella di metallo, utilizzare una punta per lavorare il legno, ma quello è un pezzo di metallo. Che cosa succede? So che mi aspetto che la punta
si romperà perché non riuscirà a perforare il metallo. Però questo è per un trapano, ma se parliamo di altri aspetti sulla produzione, io posso spingere in piena sicurezza gli aspetti della produzione sul suo gemello digitale senza compromettere né la macchina né la sicurezza nei confronti degli operatori, perché la punta che si spezza proietta oggetti nei confronti dell'operatore. Quindi cosa succede? Quando noi avviamo, diciamo, la macchina, contemporaneamente alle azioni che vengono fatte qui, le vengono fatte anche sul gemello digitale. Inoltre, questo ha un altro sistema di sicurezza che abbiamo implementato, ovvero, come vedete, c'è un barcode, io mi avvicino con un barcode che autorizza l'operatore principale a fare questa operazione, andando anche a limitare quelle problematiche che sono quelle di una azione non autorizzata da personale non qualificato che comporta tutta una serie di incidenti e di infortuni veramente importanti, perché non c'è la qualifica per fare questo operatore. Io posso in qualche modo, quindi con il codice avvio la macchina e sono solo io che posso farlo. Abbiamo anche realizzato un aspetto praticamente che ci consente di fare una ripresa facciale dell'operatore, ma su questo stiamo lavorando anche perché in questo caso bisogna confrontarsi con le problematiche della privacy, perché in questo caso se io utilizzo, diciamo, il mio viso per poter dare un primo consenso alla macchina, attenzione, la macchina non parte solo perché mi vede, ma dà il consenso perché l'operatore è autorizzato, poi deve mettere il codice per partire, e questo rappresenta un'ulteriore motivazione di sicurezza, diciamo, da poter approfondire.